Senti Carlo, cioè tu ti rendi conto che hai avuto, cioè che Totò è stato anche uno dei fautori della tua grande fortuna anche a livello artistico. Tu mi sei stato particolarmente vicino in tanti film e non solo. Certo, il mio grande maestro, amico e padre Emiliano, scusa, padre fondativo, per cui considerava un figlio, infatti era severo così. Ecco, il Salitanti Indiana è una festa in famiglia, è una festa in famiglia. Vogliamo portare anche un'altra seggiola per la principessa. E noi da napoletani siamo veramente orgogliosi del fatto che ieri abbiamo ricordato Edoardo De Filippo, oggi ricordiamo Totò. Il futuro è soprattutto la cultura e noi siamo convinti che i nostri figli attraverso la cultura sapranno riscattare l'orgoglio di sentirsi napoletani. Grazie a Totò, grazie alla sanità e grazie a Napoli che dobbiamo difendere ogni giorno. Grazie. E allora consegniamo a cura dell'Istituto Caselli che gli ha preparato questi premi, il sindaco Luigi De Magistris premia... E te devi andare anche presto, io presto niente, alle 5 del mattino. Ok, però poi la tua carriera l'hai fatta. Poi la mia carriera, diciamo carriera, insomma...
queste storie non compagnano ste, sai chi è? Il lato sinistro non c'è mai, la destra un pizzico di guagliola che se la eliminiamo viene molto meglio. Proviamoci meglio, attenzione. Un guaglione tanto caro e onesto, sai chi è? Sguai e colonna, conosciati lo suoi. Alleluia, ma fai? Un contraia non fastina e io ci sono di a conoscere pure. Ora per enfatizzare il problema ancora di più e anche per scaldarci, se vogliamo alziamo tutte le mani a destra e a sinistra, così destra, sinistra, come se fossimo nella curva B dello stadio San Paolo, tutti quanti, forza, tutti tranne che te nasce la scostumata. Se noi abbiamo affrontato un altro problema, non venga la canzone, vai destra, sinistra, ma da credere dove è troppo bello. Ora voci, sai chi è? Te na bocca peggina, sai che e sai chi è? Ma non ti avvicina, alleluia, come si fa? Manca 36 di corso, non ti posso salvare, e tu giuro mi ha morito. E sai chi è? Le robe baciato, l'uso per dire il giorno di rubersa, alleluia, come si fa? Ma non ci pare neanche stare a cattare un finocchio. Ma era una cosa che doveva fare, come ti chiami? Salvatore, tu già non mi rimango un salsiccio, stai pensando a questo tema, perché sta proprio tenero, ci penso io. Albano, prima cosa, la sempre che sta cagosce, qua. Pare che sta buffando con molto. Attenzione. Sottendo, E prima, il finale, tutto bene? Ascoltare una canzone che ho presentato lo scorso anno al Festival di Sanremo, mi avete visto? Cazzo, hai visto che ha gestito allora? Faceva così, non mi hanno preso proprio perché era troppo spinta, faceva così. Voglio tornare con Romina, quella grandissima. Forse è meglio che vada la seconda strofa, ok. Adesso sto con Loredana, quella grande, meglio fare il finale di Lello Fetacciato, ok? Ma finale è per la mia compagna, mi raccomando, tocca a voi, sai chi è? Mai volesse, sapi che la smagna, sai chi è? Grazie Salvatore. Ma a te ti fa piacere invece ricordare sempre che sei figlio di cotanto padre e nipote di cotanto zio, è vero? A me fa piacere, diventa un problema quando devono dire il figlio di Carlo, il nipote di Nino Corrado Taranto. Mia figlia doveva fare questo mestiere, ho detto a Erika, perché diventava la figlia di Corrado, che il nipote di Nino, no, il figlio di Carlo, che è mezzo che vai a chiamare. Vabbè, io sono stata abbastanza veloce. Sì. Una parola, un ricordo e una parola che racconti Totò. Su Totò io ricordo, ma vabbè, il principe... Guarda che cosa hanno preso. Che te arriva? Questo Mastrillo. Ispettore Mastrillo. Allora io ricordo di Totò una cosa bellissima al funerale a Piazza Mercato. Lui era un grandissimo amico di mio zio. Totò ha salvato Taranto dal disastro finanziario. Taranto era andato sotto sopra per un investimento in un teatro napoletano che andò a fuoco e lui lo salvò facendolo scritturare per 6 film. Quindi generoso con gli amici, con gli artisti, generoso con tutti. A Piazza Mercato mio zio lesse l'omelia funebre, seguiva il feretro e piangeva, e una signora del popolo vedendo Taranto piangere si avvicinò e fece: commendatore, non facite così, quando morite voi lo facete più bello. Dei 100 anni dalla nascita di Nino Taranto fu invitato a presentare qualcosa, a scrivere qualcosa, e nacque questa chiacchierata che stasera per la prima volta faccio in questo che è un po' il mio quartiere. Io abito
abito qui, sono residente a Salina Miradois, per cui più del quartiere di me. La poesia si chiama Uzi. Uzi, io mi devo fare contenta, mo che avessa fa. Certo, il simma pariente l'avessa commemorata. Avessa cantato a Zazà, e chissà se è ancora in vita. Forse l'hanno rapita, e se questo fosse il fatto, io pago con riscatto. Ma vedi che viene uno con tanto di coraggio, dice, sono Ciccio Formaggio, sa Cizza Zangostà, se ne è finito con uno, un certo Carlo Max, vivono tutti e due insieme, e beh, sono così e pazzi, lì da una casa bella, tengono due gemelli, mi chiedi dove è Agata? Così, ma per di coppa, partisce in un fuoco, gira in un giornale, guardatela di più, Agata se ne è, si incoppa in un canotto, partette da penisola, in 7-8, l'isola dei famosi. Ma poi per te mi pare una danza che parte l'Albania, insieme a lei c'è Cosima, Sequezia, Purisotto, te la giudico così, era una 7-8, il quarto di cartone, e che tu dica a fa così, adesso stai in pensione di anzianità, il tuo squinizio no, quello ci sta ancora, certo non viene più i panni stracciati, non fai più il capriolo, parla una lingua strana, pare sia un nuovo slang, riesce insieme all'amico, sì, e chiamano Baby Gay. Principe, a proposito, non ho poco fa, poi si è diventato serio, no, sembra pazziato, ma non sono curioso, ma ha detto, no, qual è? Taranto, Totò, Edoardo, insieme tutti e tre, e scene chi non ha parecchi, un costume chi ne fa, facendo roba seria, rivista, varietà, oppure qualcuno ha look serio e forte, si cose fanno i vino, mi sembra serio, apparteniamo alla morte. Ma da passare sì, non ci pensavo, sì, mi ha dato un po' così, chi lo fa? Mi mise che scudato, mi sono un po' di nina, sono pure un figlio di Carlo, mi lascia da paglietto, sì, ma me la stretta. Ci provo, sì, ma metto, ma leva, ma con freddo. Segui il tuo insegnamento, Carlo, faccio credo che saccia fa. Tu tieni una presente e salutami a papà. Bravo, che questo riconoscimento, grazie Armida. Lo facciamo vedere e lo facciamo vedere. Perché ormai è un'abitudine bella di rivedere questa meravigliosa foto di Totò con il logo del comune e della municipalità. Grazie a entrambi. Approfitto di questi due minuti per ringraziare la gente, perché è il popolo che fa gli spettacoli. Molto spesso gli attori si trovano davanti questa quarta parete e quando la quarta parete gli risponde, allora gli spettacoli vengono bene, con calore. Quando la quarta parete non risponde, la quarta parete possono voi, gli spettacoli non vengono come dovrebbero. Posso sentire la vostra risposta forte a questa serata? Non mi piacerebbe un lavoro, io non faccio mai.
uscire, non potevi mancare, questo è il tuo microfono. Ma questo è il mio, via Santa Maria di Segura, dove c'è o non so, Liliana, dimmi tu chi sta. Ci dovrebbero essere dei manifesti miei originali di papà che io ho già dato. Abbiamo dato. E non so se stanno ancora lì o no, sono venuta qua quando un po' di anni fa abbiamo fatto questa cosa con la Regherina. Io spero sempre che si faccia tanto per Totò, ma tanti anni fa facevamo Napoli per Totò, la sto facendo, sto girando questo film, Mischia Forever. Però ma... tutto con le sue forze, quindi voglio dire è un'attrice, è un'artista veramente a tutto tondo. Speriamo. Ci mette il cuore, l'anima, anche i soldi. Era sul giornale che un regista assai geniale cercava Gears per un film. Che occasione, dico, pensai, nessuno mi approfondai, ma non feci tempo, sapete perché? C'era la Lauren prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto perché anch'io faccio l'artista e su questo io ci insisto, mangio, bevo e sono sempre in vista. Balla, balla, balla concetta, che la vita è solo in fretta, dietro l'angolo ti aspetta solo il ballo. Lo sposo e non lo lascio mai, non feci in tempo, sapete perché? C'era la moglie prima di me, mi è sembrato molto ingiusto e sono tornata a fare l'artista e su questo io ci insisto, mangio, bevo e sono sempre in vista. È grande giornalista, è grande amica mia, e vabbè, aiutami, io ormai sono diventata un'esperta stasera. Eccola qui. Posso farmi la foto del piatto? Perché il piatto non ce la faccio di Totò, come si fa? Beh. Io c'ho la casa piena di foto di Totò, dunque. Grazie Lucia. Ciao!
A me piace molto stare vicino a te perché Matteo Roppi sei vicino alla sala dei 5, quella sera sanità. Certo. Allora, lui avrebbe raccontato la crisi probabilmente, no? Avrebbe raccontato questo momento di crisi, avrebbe raccontato insomma quello che succede, una crisi profonda che vediamo anche stasera. Tu immagina se questa serata si parlava. No, però tutti, sai, molti fanno queste cose su internet, Groupon, Sparagna. Io ho fatto, l'ho provato, cioè, Cipro, esempio, tipo 5 euro una cena completa. Chi ne può, sai, se tu sei un modo, cioè, vieni, poi riceve da cena, tu faccia prendere un Groupon, però si può porre un vestito. Ma perché gli ospiti sono... E ragazzi, che dice? Tu già verrai... Ma dammi. I modi delle mani, se cazzo facevo un canale, allora non è che fino a cazzo pica a Napoli, ho vinto in 10 palle e poi tutto tutto, ma Roma, che capite? Dove lo posso? E a chi ce l'hai dopo? Cioè, come ti dice, tu mi rami, tu a chi ce l'hai caso portato, ma fammi se non vuoi, un attimo solo. Totò! Con tutto il rispetto, ma pensi manca la figlia, metti. Non lo per me, ho portato la casa a piccino un mugliere, perché non... Mi preferisco che pensi che ti hai cagato in mare, che sono asciutto. Ma no che torno con su vai a casa, no, ma dopo, tu che fai tutto su, il più su, come ma te la devi? Parto con questo nuovo laboratorio di cabaret, un duel, Dagnano, che è una cosa organizzata con la Ridens, un'agenzia importante di comicità dell'Emilia Romagna. Sì. No, però sono 10 anni che fai rega comunque te che lo fa, l'Emilia Romagna, diciamo questa cosa aperta ai nuovi comici. Simbolo della pace e del bel calcio, del tifo veramente vissuto bene. Lei Antonella Leardi, mamma di un figlio di Napoli che si chiamava Ciro Esposito. Siamo diventate amiche perché il suo esempio non si può non condividere. Presidente di Municipalità Giuliana Di Sarno, che qui do la parola perché insomma chi può darle il benvenuto più di me? Era doveroso in un momento così di festa, in un momento in cui si dimostra che questa piazza dimostra vuole rinascere, mi sembrava doveroso far venire Antonella. Nessuno può spiegare, nessuno può dirvi il dolore che si prova quando un figlio ti viene strappato senza motivo. Questo dicevo prima a un mio amico qua fuori. Mio figlio non è morto per un incidente, non è morto perché ha avuto una malattia, ma mi è stato strappato. Questa morte assurda ha messo dal primo momento nel mio cuore un obiettivo. Quello che è accaduto a mio figlio Ciro, io vorrei che non accadesse più. Yeah.
la cima insieme. E signorine capini, vanno a morire ma tutti ne va tutti in speranza e signorine e fantasma. American Express, fammo dormire paghe presto, si non è la volesse, mette in mano la volesse. Ehi, se pote, pote, ci desce. Samba grande.